Ricordiamo che l'appuntamento con l'Arcivescovo è domani sera alle 18.30 qui nella Chiesa Cattedrale per l'inizio dell'anno della fede con la liturgia della parola. Un benvenuto a tutti, alle religiose, agli amici che ci seguivano già lo scorso anno, in special modo un saluto al parroco della cattedrale, a mezzo papa, a Monsignore Esposito, nostro maestro di cari episcopale per la liturgia e per i sacramenti, Monsignor Fedeca, responsabile dei grandi eventi dell'arcidiocesi, vedevo anche il dottor Biscopo che è il direttore del settimanale diocesano Nuova Stagione. E adesso la parola a Sor Beatrice Salvioni, che è la direttrice nazionale di tutte le librerie pauline, che ci porta il suo saluto per l'inizio di questa iniziativa. Buonasera a tutti e grazie per la vostra partecipazione. È l'inizio dell'anno della fede che coincide anche con la celebrazione del 50° anniversario dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Ha offerto alla diocesi di Napoli, alla Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, alle nostre librerie, l'opportunità per organizzare una serie di incontri che sono offerti alla Chiesa, quindi alla comunità ecclesiale, ma non solo alla comunità ecclesiale, perché la fede come ricerca di senso, come ricerca di Dio, è un diritto rinetto a dovere di tutti, perché chiunque cerchi il senso della vita cresce anche se non lo sa e cresce anche se dice di non credere. Ecco, in questo contesto che gli organizzatori offrono questo spazio di studio, di riflessione, di preghiera. Il filo conduttore è la fede, ma sono anche le grandi costituzioni e i grandi documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II. Quando si parla del Novecento si dice che è il secolo delle grandi guerre, il secolo della bomba atomica, il secolo della Shoah. Sono tutte cose vere, tutte cose tristi, ma il Novecento è il secolo del Concilio Ecumenico Vaticano II e questa è stata una grande primavera per la Chiesa e sta poi a tutti fare in modo che questa primavera continui, non sia soltanto una cosa che ricordiamo ogni tanto. Mettere e coniugare l'anno della fede con i documenti del Concilio, in questo senso mi sembra un'intuizione molto bella, perché il Concilio, la prima cosa che ha fatto è stata proprio quella di dirsi al mondo. Il Concilio ha inteso dire al mondo con parole nuove Dio, il senso della vita, il senso della Chiesa, la parola di Dio eterna, il senso della storia. Ecco, quindi rivedere i grandi documenti della Chiesa che verranno analizzati in questi incontri significa non soltanto ritornare indietro nella memoria, ma significa riappropriarsi di un patrimonio che ci appartiene e che anche quando non lo sappiamo è un patrimonio che ci aiuta, che ci mette le ali ai piedi, che allarga i nostri orizzonti. Quindi una volta di tutto il resto, queste cose le ha dette in maniera diversa ma molto incisiva anche in Sua Eminenza, quindi non ho niente da aggiungere. Voglio solo ancora una volta ringraziare gli organizzatori, ringraziare tutti voi che siete qui e l'augurio è che sia questo un percorso bello di Chiesa, ma perché no anche di città.